Buongiorno e benvenuti al campo sportivo della Samagor. È la nona giornata di campionato del campionato di giovanissimi nazionali Girone F e stanno per affrontarsi le due squadre che sono già schierate al centro del campo, ovvero sia il Latina e il Teramo. Andiamo subito a leggervi velocemente le formazioni con la squadra del Latina, che è reduce da un momento davvero molto molto nero. Infatti ha perso le ultime 5 partite consecutive, ha finora 4 punti in classifica e ha questi effettivi iscritti in distinta con il numero 1 Pinna, il portiere, il 2 Marinangeli, il 3 Lorenzo Laudati, il 4 Canestrelli, il 5 Panzavolta, il 6 Francesco Laudati, il 7 Raiola, 8 Zaccaria, 9 Rapone, 10 Di Lelio, 11 Mizzone. A disposizione dell'allenatore mister Vita abbiamo con il numero 12 Gallo, il 13 Colombani, il 14 Gargiulo, il 15 Lulli, il 16 Ruggeri, 17 Di Girolamo, 18 Perrino, 19 Romeo e 20 Caranzetti. Dall'altra parte abbiamo invece il Teramo, che ha questi giocatori iscritti in distinta: il numero 1 Natale, il 2 Cafarelli, il 3 D'Angelo, il 4 Napoletani, il 5 Campanile, il 6 Cipolletti, 7 Falco, 8 Carponi, 9 Calvanese, 10 Mosca, 11 Moscianese. Mentre adesso osserviamo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della Francia. Applauso scrosciante per un momento che ha coinvolto, appunto, nella giornata di 14 di novembre ci sono stati tragici fatti, appunto, in Francia, a Parigi. Questo è stato il tributo che è stato riconosciuto sia in campo ma anche sugli spalti che sono fra l'altro molto gremiti. Andiamo a leggervi il proseguo della formazione per quanto riguarda il Teramo. Con il numero 12 a disposizione di mister Cervino abbiamo Daniello, poi il 13 Orsini, 14 Gardini, 15 Juvalo, 16 Marini, 17 Nardelli, 18 Massarotti, 19 Di Marzio, 20 Di Domenico. Il direttore di gara di questa sfida è il signor Miele della sezione di Latina. Le due formazioni sono pronte adesso, già schierate al centro del campo, per sfidarsi in questa nona giornata di campionato. Sarà il Teramo a battere dunque il calcio d'inizio. Attaccherà dalla destra alla sinistra delle nostre telecamere in maglia bianca. Partiti, semaforo verde dunque per questa sfida con il Teramo che gioca il primo pallone. Teramo, lo ricordiamo, ha in classifica 11 punti. Metà classifica, un campionato che è stato fino a questo momento dominato dalla Roma, che è al primo posto con 8 successi su 8 partite, punteggio pieno dunque 24 punti, a 2 punti dalla Roma c'è il Frosinone e poi la Lazio, a seguire tutti gli altri. Latina deve cercare di interrompere un momento davvero burrascoso. Aveva iniziato bene il campionato la formazione di mister Vita, conseguendo 4 punti nelle prime 3 partite, poi ha infilato un filotto davvero molto molto negativo. Calcio di punizione adesso accordato dal direttore di gara, il signor Miele, in favore del Teramo. Siamo sulla tre quarti, fascia sinistra del campo, pronto alla battuta Napoletani con la maglia numero 4. Due uomini in barriera piazzati dal portiere Pinna, distanza comunque ragguardevole, siamo molto lontani dalla porta in verità. Fischia il direttore di gara, tiro direttamente in porta, attenzione, stava per trasformarsi in un assist invitante per Calvanese, non ci è arrivato. Primo pericolo dunque per la porta difesa da Pinna, andata bene qui alla retroguardia Pontina, che gioca in questa mattinata soleggiata con la maglia arancione.
pantaloncini blu. Adesso ancora il Teramo molto aggressivo in questo inizio di partita, se la cava egregiamente la retroguardia Pontina, che adesso prova a ripartire con questo lancio in profondità che viene catturato solo per un attimo da Rapone, anticipato Rapone bene da D'Angelo, che poi ha cercato di imbucare il pallone cercando di innescare Mosca, troppo lungo però, non ci può arrivare e sarà soltanto rimessa dal fondo a favore del Latina. Prende la rincorsa adesso il portiere Pinna e scaraventa il pallone in avanti, arriva fino al cerchio del centrocampo, poi arriva un altro fischio da parte dell'arbitro, calcio di punizione dunque in favore del Teramo. Pronto alla battuta Cipolletti, allarga sulla destra Cipolletti servendo Cafarelli, prova Cafarelli a duettare con il proprio compagno di squadra Campanile e si rifugia per il proprio portiere Natale, allarga il gioco sulla sinistra per D'Angelo, Cipolletti con calma, adesso il Teramo prova ad orchestrare questa manovra con Cafarelli che ha ricevuto il pallone, tackle in scivolata efficace da parte di Zaccaria, semplice rimessa laterale davanti alla panchina del Teramo, della Latina scusate, da parte del Teramo. Adesso va in copertura Canestrelli, attenzione perché è partito questo cross, pallone che però era uscito, questa almeno è stata l'indicazione del direttore di gara. Si riprende ancora con una rimessa dal fondo con Pinna. Lancio in profondità da parte di Pinna, colpo di testa di Mosca, cerca di controllare adesso Carvanese, defilato sulla destra, Moscianese, non riescono però i due a creare pericoli alla retroguardia della Latina che prova a uscire adesso ma è strattonato visibilmente di Lelio e guadagna dunque un calcio di punizione. Può salire adesso la formazione di Mister Vita. Battuta adesso la punizione, pallone che viene gettato in avanti, il colpo di testa da parte di Campanile che per non saper né leggere né scrivere decide di mettere il pallone in fallo laterale. Sul pallone Lorenzo Laudati rimette lo stesso in gioco, intercettato da Falco che prova a rinviare lungo, attenzione perché adesso c'è Panzavolta costretto a cedere il pallone al proprio portiere Pinna che sbaglia, attenzione, rischio enorme da parte della retroguardia del Latina che alla fine riesce a liberare, non è finita però, Carponi, D'Angelo, ancora Carponi, spara alla porta Carponi che poi alla fine tocca la sfera per Cipolletti, Campanile coinvolge nell'azione anche Cafarelli, cerca l'1-2 con Falco, ottimo però l'intervento in interdizione da parte del centrocampista del Latina e poi il pallone viene nuovamente conquistato dalla difesa del Teramo con Campanile che ha dato ancora sulla destra per Cafarelli. Si lotta adesso a centrocampo, esce vincitore Falco, cerca l'imbucata centrale ma ha liberato Panzavolta, sta facendo buona guardia Panzavolta. Si prosegue, molto ritmo in questo inizio della partita, attenzione perché è arrivato questo pallone piuttosto problematico da gestire per Natale, comunque riesce a cavarsela abbastanza bene. Lancio in profondità adesso per Mosca, 3 contro 3, situazione di pericolo adesso per la retroguardia della Latina, esce Pinna e mette tutti d'accordo, tempestiva questa volta l'uscita da parte dell'estremo difensore della Latina. Lunga gittata in avanti che scavalca il centrocampo, prova Rapone a perfezionare questo disimpegno ma alla fine il pallone viene nuovamente catturato dalla retroguardia del Teramo che imposta adesso questa manovra con Campanile che lancia in profondità, intendeva servire Moscianese, si getta sul pallone lo stesso Moscianese, non riesce a raggiungerlo, buona copertura da parte di Francesco Laudati.
Adesso rimessa laterale battuta dalla squadra in maglia arancione. Attenzione adesso a questa fuga sulla destra, il pallone dentro per Rapone che non ci è arrivato, preso il leggero controtempo. Teramo che rimane però in zona d'attacco, alto traversone da parte di Moscianese, siamo al limite dell'area di rigore, mezza rovesciata volante spettacolare da parte di Falco che per poco non indovina la giocata della domenica. Pallone che si spegne sul fondo, ma la difesa del Latina è stata sottoposta in questa circostanza a una pressione piuttosto convincente del Teramo. Altra rimessa dal fondo da parte di Pinna, adesso il Teramo sembra aver avanzato decisamente il proprio baricentro. Latina che ha corso un paio di potenziali pericoli, adesso prova a ripartire. Raiola in profondità, colpo di testa di Cipolletti, poi ancora un pallone che era arrivato nella disponibilità di Carponi, proteste da parte della tribuna per questo fischio da parte del direttore di gara ampiamente contestato. Già battuto il calcio di punizione da Napoletani sulla destra per Cafarelli, lancio in avanti precisissimo di Cafarelli, ottimo lo stop di petto, non riesce però a trovare il tempo né la coordinazione per calciare in porta Calvanese. Questa era una grande chance per la squadra del Teramo. Il rinvio da parte di Pinna in profondità, saltano in due, poi intercetta per un attimo il pallone Canestrelli. Latina che cerca adesso di sfondare per vie centrali, altro pallone che spiove a campanile, il colpo di testa da parte di Carponi, poi D'Angelo, altro lancio in profondità che viene interrotto dal numero 7 Raiola, che si è opposto a questo tentativo e ha messo il pallone in fallo laterale, battuto adesso da D'Angelo che ha pescato Carponi sulla sinistra, non controlla. Rimessa che dunque passa alla formazione di casa con Marinangeli, si guarda intorno, colpo di testa, svetta molto bene Mosca e poi c'è ancora il tentativo di Calvanese che va a dar fastidio alla retroguardia pontina, che comunque riesce a proteggere il proprio portiere Pinna che adesso rinvia il pallone in profondità, un altro colpo di testa, adesso cerca la squadra di Mister Vita di proiettare in avanti Napoletani, all'indietro per Campanile, lancio in profondità di Campanile e di testa, panza volta, appoggia al proprio portiere Pinna anticipando anche l'intervento di Calvanese. Altro lancio in profondità, adesso il Latina cerca di proiettarsi in avanti, una serie di tocchi, poi cerca di controllare il pallone di Lelio e non riesce a coordinarsi Raiola, che era stato ben imbeccato dal proprio compagno di squadra. Cross sbilenco, il pallone è terminato sul fondo. E dunque siamo arrivati al 12° minuto di questo primo tempo, ancora 0-0, partita comunque piacevole, due squadre che sembrano molto ordinate, molto disciplinate in campo, finora però dobbiamo dire che nessuna delle due ha preso decisamente il sopravvento sull'altra, meglio il Teramo nei primi minuti, adesso momento più favorevole alla Latina, ma seri pericoli non sono stati corsi dai due portieri Pinna e Natale. Pallone ceduto adesso per D'Angelo che prova a proiettarlo in avanti, poi ha cercato la giocata Rapone, pallone in orizzontale un po' pericoloso di Cipolletti che poi alla fine riesce a servire Campanile. Cafarelli, coinvolto anche Napoletani, cabina di regia, cerca il lancio in profondità, riesce a trovare Calvanese, sta dando un grande affare, Calvanese esplode il destro, pallone che scheggia la traversa, è andata di lusso qui a Pinna, sembrava battuto, un po' troppo avanzato forse il portiere nero-azzurro, saetta da parte di
Calvanese, finora di un'ottava superiore al livello di questa partita, sta facendo davvero molto molto bene la punta del Teramo, è stata vicinissimo dunque al gol, è stata la prima vera grande occasione da rete. La squadra abruzzese che adesso cerca di spingere con Cafarelli, buon momento adesso per il Teramo, in copertura va Di Lelio a dare una mano ai compagni, in difesa altro lancio in profondità, svetta Mizzoni, attenzione perché adesso il pallone è interessante per Rapone, ne ha tanti però da superare, riesce però a allargare il gioco sulla destra, prova a fuggire via Raiola che adesso ha il problema di crossare, riesce anche a farlo molto bene, è arrivato il gol da parte del Latina con il numero 10 Di Lelio che è riuscito a correggere in rete il perfetto assist da parte di Raiola, va in vantaggio dunque la Latina con il numero 10 Di Lelio al primo bussardino che dunque la porta del Teramo cade giù con tutto lo stipide, bella azione da parte della formazione di casa che è stata micidiale in questa ripartenza. Bel tiro davvero sul primo palo, non c'è stato nulla da fare per il portiere Natale, dunque avanti Latina quando siamo al 15° minuto del primo tempo con una bella giocata da parte di Di Lelio, 1-0. Vediamo se il Teramo riuscirà adesso a reagire dopo aver sfiorato il vantaggio. Squadra abruzzese capitolata praticamente al primo tiro in porta. Adesso in scivolata Canestrelli, all'indietro il pallone che viene rilanciato in avanti, forse c'è fallo, si prosegue, si lamenta qui Campanile sull'intervento da parte di Mizzoni, direttore di gara non se l'è sentita di fischiare, forse una spinta, comunque sì, adesso si riprende con una rimessa laterale in favore della Latina con Rapone che cede l'incombenza, proprio compagno di squadra, ancora Di Lelio. Sta creando non pochi grattacapi alla retroguardia del Teramo in maglia bianca. Adesso c'è un'altra chance potenziale, la squadra allenata da Mister Vita. Due uomini in barriera, piazzati dal portiere Natale. Parte il cross al centro e c'è il fischio proprio prima che stesse per colpire di testa il pallone il centroavanti. Ci sembrava Rapone, non ne siamo così certi, comunque sì, il gioco è stato arrestato e si è ripreso adesso con il Teramo in possesso del pallone. Aggressivo in pressing il Latina che va a infastidire squadra avversaria, adesso c'è Campanile che guadagna metri, passaggio in profondità gestito adesso da Canestrelli che rilancia lungo, poi una serie di batti e ribatti, ancora il Latina che esce vincitore da questa situazione, poi è sbagliato però il passaggio Zaccaria, c'è il solito Campanile che rilancia in avanti. Attenzione a questa situazione con Calvanese che si è battuto davvero con animo leonino su questo pallone, ma era davvero molto complicato riuscire a raggiungerlo, infatti non è riuscito in questo intento ed è sfumata ancora la chance del pareggio per il Teramo, avanti sempre il Latina con il gol da parte di Di Lelio al 10° del primo tempo. Il rinvio da parte di Pinna in profondità, il colpo di testa effettuato da Cipolletti, poi prova D'Angelo ad andarsene, vince un paio di rimpalli D'Angelo, fortunato ma anche determinato, poi ha sbagliato però la direzione del cross del traversone che ha terminato direttamente sul fondo. Latina che preferisce ricominciare con il rinvio del proprio portiere piuttosto che
con un'azione magari manovrata vuole correre rischi, in effetti si trova anche in vantaggio, scelta che tutto sommato ci sentiamo di condividere. Adesso c'è Napoletani, ma il pallone deve essere però rigiocato da una posizione che evidentemente deve essere diversa da quella da dove è stato battuto il calcio di punizione. Occhio! Pronto Napoletani dunque a battere questo calcio di punizione, assembramento di giocatori all'interno dell'area di rigore. Vediamo se il Teramo riuscirà a concretizzare questa opportunità. Difesa del Latina che si schiera in linea, evidentemente vuole far scattare la trappola del fuorigioco. Attenzione al colpo di testa di Cipolletti che era stato perso dalla retroguardia di casa, impreciso però da posizione piuttosto proibitiva, non è riuscito a indirizzare in porta. Altro rinvio di pinna, spiovente con il colpo di testa di Canestrelli, poi una serie di tocchi, colpo di testa ancora di Calvanese che mette in movimento Moscianese, prova a scappare via sulla destra Moscianese, è chiuso da due giocatori, se ne va benissimo comunque Moscianese che mette al centro, troppo sul portiere però, fa buona guardia pinna. Teramo che però adesso sta spingendo decisamente il piede sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Pallone controllato da Marinangeli, Raiola, Marinangeli finta il rilancio, poi se ne va via elegantemente, esagera, fallo da parte di Calvanese. Calcio di munizione battuto adesso da Canestrelli molto velocemente, difesa del Teramo però attenta e concentrata, sbaglia il suggerimento d'Angelo, prova adesso Di Lelio a combinare con il proprio compagno di squadra Raiola. Ultimo tocco da parte di un giocatore del Teramo. Ottima la giocata da parte di uno scatenato Raiola che sta davvero mettendo a ferro e a fuoco la difesa del Teramo. Scatenato Raiola in questo avvio di partita. Ha già fornito anche l'assist finora decisivo per la rete realizzata dal proprio compagno di squadra Di Lelio. Latina che rimane in zona d'attacco adesso. Il calcio di punizione che viene battuto da Canestrelli. Sicuramente il sole potrebbe disturbare il portiere del Teramo Natale. Splendida giornata davvero qui alla Samagor. Canestrelli direttamente al centro dell'area di rigore, esce bene Natale che rimette subito in movimento Cafarelli, prova a scappar via Falco e non Cafarelli, chiediamo venia. Rimessa laterale che viene battuta adesso proprio da Cafarelli per Napoletani, duettano i due, poi imprecisi però, qui c'è fallo netto su Di Lelio, era stato molto reattivo, è arrivato anche il primo cartellino giallo della partita per il calciatore del Teramo, estratto dal cartellino giallo per l'autore del fallo. Prima ammonito dunque di questa partita, intervento in ritardo su Di Lelio da parte del centrocampista del Teramo. Dovrebbe essere stato Carponi l'autore di quel fallo e dunque ad aver ricevuto l'ammonizione, non ne siamo così però certi, avevamo proprio il sole puntato sui nostri occhi. Adesso c'è Canestrelli, poi altro pallone in profondità, stavolta la difesa del Teramo solo per un attimo era riuscita a conquistare il pallone, poi c'è una serie di finte di Marinangeli, Marinangeli che cerca di proporre questo pallone interessante per Raiola, nulla di fatto però, Teramo che riparte, lancia in profondità, qui c'è fallo, dovrebbe essere sanzionato dal direttore di gara, si prosegue per la regola del vantaggio, c'è tanto Moscianese che ha provato una giocata molto difficile, infatti non gli è riuscita, ancora pinna.
che con calma aspetta che i compagni si dispongano correttamente sul terreno di gioco. Va in anticipo adesso Napoletani, pallone che si alza, spinta da parte di Canestrelli e calcio di punizione in favore del Teramo. Dovrebbe essere forse battuto un po' più indietro rispetto dove sta per essere battuto il calcio di punizione. Comunque adesso c'è Campanile, pallone dentro ed è eccellente la lettura da parte del portiere Pinna, che va in anticipo, riesce anche a controllare un pallone che non era così facile da controllare. Adesso prova a lanciarsi in velocità Rapone, si allunga un po' troppo la sfera, non riesce dunque a proseguire nel proprio intento. Va deciso sul pallone adesso il numero 7, sempre lui, Raiola, che integra, mette il pallone in fallo laterale, battuto adesso. Cerca Carponi di proiettare il pallone in profondità, poi cerca il Latina di uscire da una zona di campo piuttosto scomoda. Altro lancio, Carponi, che forse ha avuto un po' troppa fretta nel tentativo di servire il proprio attaccante calvanese, che entra con un po' troppo dinamismo. Sicuramente scomposta l'entrata di Calvanese, che ha travolto sia il portiere Pinna che l'altro difensore. Gioco che intanto è ripreso con un nuovo lancio in profondità. Va adesso in anticipo di Lelio, poi prova ad allungare il piede Rapone nel tentativo di servire Raiola. Raiola, che sembra davvero avere l'argento vivo addosso, prova ancora Raiola a puntare il proprio avversario, a crossare. Sta davvero mettendo in seria difficoltà il proprio marcatore Raiola, imprendibile come una pallina di mercurio. Calcio d'angolo adesso per il Latina di Lelio, prova a proporre questo cross, deviazione ancora in calcio d'angolo. Buon Latina comunque, dobbiamo dire, in questa prima frazione, al di là del gol, attenta in difesa e letale in attacco. Altro corner sulla destra con Di Lelio, poi il cross da parte di Rapone, ribattuto, altro tiro da parte di Rapone che forse era destinato sul fondo. Comunque Natale è intervenuto, viene commesso intanto un fallo su Panzavolta, sta giocando una partita sicuramente consistente in difesa. Lancio lungo da parte di Panzavolta, profondità, poi Raiola riesce a eludere l'intervento di un avversario, il secondo lo ferma e allora riparte adesso sulla sinistra Falco, batti e ribatti e poi torna sul pallone Canestrelli, si guarda intorno e poi cerca di imbucare il pallone in verticale per Raiola. C'è stato un tentativo un po' maldestro di Carponi di liberare la sfera, che è terminata in out. Ennesimo calcio d'angolo per un Latina che adesso sta spingendo con continuità. Battuto adesso il corner di Lelio, colpo di tacco elegante di Lelio per Rapone, che ci cischia forse un po' troppo, poi Marinangeli va a dare una mano ai compagni. Pallone ancora per Di Lelio, siamo sempre al limite dell'area di rigore, poi il Latina ricomincia con Canestrelli, altro cross di Marinangeli e poi viene fischiato fuori gioco. E riparte allora il Teramo con Falco, attenzione a Falco, se ne va eludendo l'intervento di Canestrelli. Qui il Teramo può essere esiziale di testa Panzavolta, fa la voce grossa, evita che una situazione di potenziale pericolo potesse precipitare, perché c'erano ben tre giocatori in maglia bianca dietro di lui. Se avesse sbagliato l'intervento sarebbero stati dolori per la retroguardia del Latina. Se rimane sempre 1-0, sta decidendo la partita la splendida rete da parte di Di Lelio al decimo del primo tempo su assist al bacio di Raiola. Rimessa laterale adesso per il Teramo, il colpo di tacco elegante da parte di Moscianese, controlla la sfera Francesco Laudati, spiovente al centro del campo, viene travolto Di Lelio e il direttore di gara non può far altro che
sanzionare questo intervento dal punto di vista tecnico, assegnando calcio di punizione a Latina, già battuto, ancora Raiola. Raiola che cerca di cedere il pallone a Rapone, difesa del Teramo che però stavolta la meglio, con Campanile che allarga sulla sinistra per Moscianese, punta l'avversario Moscianese, Panzavolta fa buona guardia, protegge il pallone e poi libera bene il fallo laterale. Partita finora impeccabile da parte di Panzavolta. Difesa non sta davvero concedendo nulla, almeno per il momento, ai giocatori del Teramo. Napoletani, ambizioso, direi piuttosto pretenzioso, tiro dalla lunga distanza. Colpito malissimo qui, giocatore del Teramo. Altro pallone in profondità che viene adesso amministrato da Natale con calma, toccato per Campanile sulla destra. Campanile prova ad avviare la ripartenza dei suoi, un po' troppo farraginosa però questa manovra non crea nessun pericolo a un'attenta retroguardia della Latina. Combinazione che intanto non si chiude con l'ultimo tocco di Falco. Pallone che viene controllato adesso da Carponi. Altro spiovente, saltano in molti, poi c'è una gamba alzata in maniera piuttosto pericolosa da parte di Dilelio che giustamente va a chiedere scusa al giocatore avversario. Si trattava di Carponi. Vincenzo! Calcio di punizione adesso che viene affidato ai piedi di Campanile, che alla fine allarga il gioco intelligentemente per Cipolletti. Cross da parte di Cipolletti e qui esce bene Pinna che viene travolto. Scontro piuttosto violento tra Mosca e Pinna. Pinna era in netto anticipo, Mosca non lo ha visto, è andato sul pallone saltando. Arbitro, prendi i provvedimenti! Per cercare di colpirlo di testa, ma alla fine ha impattato su Pinna che è rimasto adesso a terra, piuttosto dolorante a seguito dell'impatto con il centravanti avversario. Ha avuto la peggio il portiere del Latina, che si è davvero ben comportato in questa prima frazione, soprattutto per quanto riguarda il tempismo delle uscite. Sarebbe davvero un peccato se la formazione di casa dovesse rinunciare al proprio portiere. Sicuramente la caduta è stata piuttosto vistosa. Vediamo se riesce a rialzarsi l'estremo difensore della squadra di casa, che sembra davvero molto dolorante. Adesso riesce a rialzarsi, vediamo se riuscirà a proseguire. Il match che comunque ormai sta per arrivare alla conclusione, almeno per quanto riguarda la prima frazione. Dovrebbero mancare una manciata di minuti, dunque si tratterà per il portiere Pinna di stringere i denti e vedere di arrivare all'intervallo per poi valutare la sua capacità di poter proseguire il match. Ci sarà dunque sicuramente recupero per questo tempo perso. E dunque si riparte con questo lancio in profondità. Teramo che torna in possesso subito del pallone. D'Angelo
Raso terra, il pallone in profondità sempre per Moscianese, altro cross al centro, messo fuori, va sul pallone Mizzoni che lo conquista in maniera combattiva, poi però sbaglia la misura del lancio. Pallone che viene gestito adesso dal Teramo in difesa. Caffarelli, affrontato da Zaccaria, lo disturba, alla fine lo costringe soltanto al fallo laterale, già battuto, panza volta sulla sinistra, pallone che viene rinviato in profondità, va sul pallone Mizzoni e poi Zaccaria sull'ultimo tocco del giocatore avversario controlla che il pallone termini in fallo laterale. Pallone che viene adesso gestito solo per un attimo dalla squadra di casa, che non è riuscita però a pungere sul lato di sinistra tra rimessa laterale e calcio di punizione. È stato ravvisato dal direttore di gara. Teramo che dunque rimane in avanti con Calvanese. Che opterà presumibilmente per un traversone al centro. Così è, cross che parte. Attenzione adesso a Moscianese che controlla la sfera, mette dentro per Campanile. Poi il Latina riesce a spazzar via. Si lamenta Canestrelli per aver subito un fallo dal giocatore avversario. Pallone di testa per Canestrelli, pressato Canestrelli, spinto anche da Calvanese. Sulla sfera va Lorenzo Laudati. Pallone che supera la metà del terreno di gioco, colpo di testa, poi un altro intervento che favorisce Raiola. Raiola si gira, serve Di Lelio che poi allarga il gioco sulla destra per Marinangeli. Prova Marinangeli a sfondare, subisce un fallo netto e qui merita il cartellino giallo D'Angelo, che arriva, chiede scusa, ma in effetti dobbiamo dire che non poteva che finire sul taccuino del direttore di gara. Numero 3 del Teramo, autore di questo intervento assolutamente fuori tempo sul giocatore del Latina. Mentre siamo ormai arrivati allo scadere di questo primo tempo, dovremmo ormai essere in pieno recupero. Ancora a terra Dolorante, calciatore Marinangeli, che ha subito questo fallo. Ne approfitta anche per dissetarsi un po', giocatori che comunque hanno speso molto in questo primo tempo. Giornata davvero primaverile qui alla Samagor. Adesso è pronto Rapone con il sinistro, vediamo se riuscirà a far male. Tre uomini in barriera piazzati da Natale, vediamo se Rapone deciderà di calciare direttamente in porta. Ci sembra questa l'intenzione. Sono soltanto tre i giocatori del Latina all'interno dell'area di rigore. Va in porta, è un comodo passaggio per il portiere Natale, qui poteva far molto meglio, dobbiamo dire, il giocatore del Latina. Rinvio di Natale, totalmente sbilenco. Altra rimessa laterale in favore del Latina. Adesso la partita si sta un po' innervosendo con continui interventi fallosi, questo sicuramente fa il gioco del Latina, mentre dovrebbe essere arrivato il duplice fischio del direttore di gara. Si è così, finisce dunque il primo tempo, decide fino a questo momento il gol da parte di Di Lelio su assist di Raiola. Ci sentiamo fra qualche istante per la seconda frazione di gioco di questo match. Ancora ben ritrovati al campo sportivo della Samagor, si ricomincia dunque con il vantaggio da parte della US Latina sul Teramo,
1-0 grazie alla bella rete da parte di Di Lelio al decimo del primo tempo. Teramo che ha tentato poi di reagire, ma i suoi attacchi non sono andati a buon fine. La retroguardia di Latina ha fatto sicuramente il proprio dovere. Adesso dunque ci tuffiamo per vivere insieme questi 35 minuti della seconda frazione di gioco. Non ci sembra che le due squadre, anzi sì, sicuramente Teramo ha sostituito due giocatori. Vediamo infatti in campo con il numero 15 Juvalò e il 20 Di Domenico. Teramo che dunque ha cambiato qualcosa nelle proprie fila. Mister Cervino evidentemente ha cercato di ritoccare un po' il proprio schieramento, cercando di dare nuova linfa, nuova vitalità e mettere dunque forze fresche per cercare di pareggiare i conti. Adesso è stato questo lancio che non è stato raggiunto dal numero 15 Juvalò, che non è riuscito a trattenere dunque il pallone in campo. C'è dunque la rimessa dal fondo da parte del portiere della Latina. Lancio in profondità, colpo di testa da parte del numero 20 Di Domenico, neo entrato, non è riuscito a raggiungere la sfera Juvalò. Rimessa laterale battuta adesso, colpo di testa da parte di Napoletani, altro colpo di testa e poi controllo di Mizzoni che ha messo in movimento Raiola. Ottimo il pallone di Raiola in profondità per Rapone. Insiste ancora il calciatore del Latina Mizzoni, che ha provato a sprigionare il sinistro in condizioni di precario equilibrio, anche perché ha affrontato da vicino da un calciatore in maglia bianca, non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Si ricomincia allora con il Teramo che gestisce questo pallone. Campanile. Pallone che adesso viene gestito dalla formazione ospite. Attenzione perché c'è una grande chance e viene fischiato il calcio di rigore che è stato conquistato da Calvanese. Rigore dunque in favore del Teramo. L'arbitro non ha avuto dubbi, non ci sono state neanche troppe proteste, anche se adesso l'autore del fallo è andato a fare le sue rimostranze nei confronti del direttore di gara. Il fallo è stato commesso da Francesco Laudati e dunque grande, enorme possibilità adesso per il Teramo di pareggiare i conti. Tiro e parata da parte del portiere del Latina, che riesce dunque a evitare il pareggio. Viene adesso complimentato da tutti i giocatori. È stato l'errore dal dischetto dunque da parte della formazione ospite. Latina che ha rischiato tantissimo, ha sbagliato Mosca, ci è sembrato almeno lui il tiro dal dischetto. Dunque si rimane ancora 1-0 e adesso c'è calcio d'angolo in favore del Teramo con Falco. Eccezionale la parata da parte del portiere della Latina. Adesso continua a premere il Teramo, che sicuramente ha grandi rimpianti per non essere riuscito a centrare il pareggio, ma la lettura da parte del portiere Pinna è stata davvero eccezionale. Ah, non è Pinna, infatti avevamo questo dubbio, si tratta di Gallo. È stato lui dunque che ha vicendato Pinna, che era stato protagonista nel primo tempo di grandi uscite. Infatti avevamo questo dubbio, non riusciamo a vedere bene anche per effetto del sole, chiediamo Venia. Comunque Latina che è riuscita a passare indenne
da una situazione di grande pericolo. Adesso il Teramo che prova a gestire il pallone con Di Domenico. Lancio in profondità di Di Domenico che viene amministrato da Canestrelli. All'indietro Canestrelli per Francesco Laudati che aveva commesso fallo da rigore precedenza. Adesso ha tentato la rovesciata Zaccaria. Poi una serie di tocchi, poi ancora Zaccaria di testa. Napoletani è spazzato il pallone in profondità. Prova ad andarsene Zaccaria, impreciso però il suggerimento in profondità, e dunque l'azione del Latina si spegne e riparte Canestrelli. Teramo che adesso sta gettando il cuore oltre l'ostacolo, sta dando il tutto per tutto, profondendo il massimo sforzo. Giornata davvero di grazia da parte di Gallo, il portiere che ha sostituito egregiamente il portiere Pinna. Altro pallone che viene adesso gettato in profondità con il colpo di testa da parte di Moscianese. Controllo di Panzavolta che ancora una volta riesce a cavarsela benissimo. Altro pallone in profondità, campanile di testa, ha anticipato Mizzoni. Il fallo laterale adesso per la formazione del Latina. Che rimane in zona offensiva. Altro pallone che intendeva raggiungere Raiola, anticipo secco perentorio di testa da parte di un difensore del Teramo. Rimane sempre sulla tre quarti d'attacco, squadra in maglia arancione che beneficia di una rimessa laterale già battuta. Prova ad andarsene via Raiola, chiuso bene da Cafarelli. Sarà rimessa dal fondo, ultimo tocco da parte di Raiola. Adesso il Teramo prova a imbastire questa nuova trama offensiva. Pallone in profondità, altro pallone gettato in avanti a campanile, una serie di colpi di testa, l'ultimo dei quali da parte di Falco che è stato disturbato nel momento dello stacco, e dunque calcio di punizione. Teramo che adesso cerca di spingere sulla sinistra con il tentativo di accelerazione di Mosca, non riesce però a sfondare. Sicuramente anche un po' di sfiducia per la formazione ospite che ha avuto una pantagruelica opportunità per pareggiare la partita, non c'è riuscita. Adesso però insiste Falco, colpo di testa da parte di Panzavolta, una sentinella davvero per quello che abbiamo visto fino a questo momento, uno dei migliori in campo. Conclusione un po' sciabattata da parte di Mosca, non trova lo specchio della porta. Rasoiata che non ha minimamente impensierito il portiere Gallo, mentre si susseguono le proteste con Campanile che è andato a dire qualcosa al direttore di gara, lo ha invitato a tenere una condotta un po' più ortodossa. Il rinvio da parte di Gallo. Pallone che oltrepassa la metà del terreno di gioco, colpo di testa da parte di Di Domenico in fallo laterale. Rimessa battuta da Lorenzo Laudati, altro pallone che viene spazzato via senza troppi fronzoli, senza troppi ghirigori in fallo laterale. Adesso si aspetta che il pallone arrivi dalla panchina. Il punto della rimessa laterale, c'è Lorenzo Laudati che rimette il pallone in gioco. Sbagliato il controllo, giocatore con la maglia numero 11 Mizzoni. Poi Zaccaria cerca di farsi luce in mezzo a tre avversari, non riesce a passare. Di Domenico chiede l'1-2 ma il pallone non gli ritorna. Altro pallone in profondità, attenzione perché c'è adesso velocissimo Rapone che calcia con il sinistro, non riesce a indovinare
L'angolo alla sinistra del portiere Natale, ottima comunque ripartenza da parte di Rapone, che è anche rimasto un po' claudicante, evidentemente deve aver messo forse male il piede, deve essersi fatto male nel momento in cui aveva allungato la falcata per cercare la conclusione in porta, addirittura costretto adesso a uscire dal terreno di gioco, forse una semplice botta. Di Domenico. Altro pallone in verticale spiovente che viene controllato di testa da Canestrelli, poi ancora Raiola, attenzione a Raiola, va in anticipo di petto Cipolletti, poi Napoletani prova a perfezionare questa ripartenza, manca un po' però di smalto, di velocità al Teramo per trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Altra rimessa laterale, regge il gol di Di Lelio all'alba dell'incontro. Adesso c'è il pallone calciato d'esterno da Zaccaria, poi manca l'intervento di testa, il pallone di Napoletani è però totalmente fuori misura, nessuno degli attaccanti ha potuto raccogliere l'invito del compagno. E Latina dunque che adesso opera una nuova sostituzione, è stato costretto a uscire dal terreno di gioco il centroavanti Rapone ed è entrato al suo posto Caranzetti, fatto male infatti Rapone proprio in occasione dell'azione precedente che lo ha visto protagonista con quel bel tiro. Rimessa laterale battuta adesso dalla Latina, deve essere però ripetuta, eccessivo fiscalismo dobbiamo dire del direttore di gara Marinangeli, poi cercato di imbucare il pallone in profondità proprio per il neo entrato Caranzetti, giocatore Canestrelli, ma intanto è rimasto a terra un giocatore del Teramo piuttosto dolorante, si tratta del numero 10 Mosca. Sì. È entrato, ne sai? Teramo che deve dare del tutto per tutto, naturalmente questo risultato penalizzante anche perché squadra teramana comunque finora è stata autrice di un buon campionato piuttosto equilibrato con lo stesso numero di vittorie e di sconfitte. Di Domenico adesso prova a uscire fuori il centrale difensivo del Teramo, ancora Di Domenico, in precedenza era stato Napoletani a dargli quel pallone, Cipolletti va in anticipo bene, ancora Raiola che ha tante energie da spendere, è stato sicuramente il più brillante nel primo tempo nella sua zona di competenza, adesso il pallone terminato nuovamente in fallo laterale, Cafarelli che è ancora una volta richiamato dal direttore di gara rettificare la propria posizione, insomma si sta perdendo molto tempo, tempo che è sicuramente un alleato adesso del Latina, addirittura contro fallo deve aver battuto in maniera non corretta la rimessa laterale il giocatore del Teramo, adesso provano a combinare il numero 10 Di Lelio con Raiola, attenzione a questo tentativo che non si concretizza. E adesso c'è Di Domenico pronto a ripartire sulla destra, campanile, tocca il pallone sulla sinistra per Cipolletti, poi prova a girare Mosca in avanti, si è ripreso, va a vuoto intanto Canestrelli in maniera piuttosto plateale, attenzione a questa azione da parte del Teramo, è libera alla grande Francesco Laudati che riesce dunque a
sventare questa minaccia e poi retropassaggio da parte di Campanile per il portiere Natale. Colpo di testa da parte del capitano adesso del Latina, sempre Canestrelli. Pallone che viene lavorato da Cafarelli che si rifugia nel proprio portiere Natale. Coinvolto Di Domenico. Tocca il pallone in avanti per Juvalò, poi Juvalò torna sulla stessa sfera. Forse un fallo di mano, si prosegue. Falco. Una bella finta di Falco che poi allarga il gioco ancora per Di Domenico. Doppio passo di Di Domenico, aspetta la sovrapposizione da parte di Juvalò che mette al centro un pallone molto interessante, molto pericoloso, di poco più lungo rispetto alla posizione appunto occupata dai giocatori del Teramo. Attenzione, e qui invece il direttore di gara ha interrotto il gioco. Adesso forse arriva addirittura il cartellino giallo per simulazione, probabilmente sarà questa la decisione del direttore di gara. Si rialza e viene ammonito il calciatore teramano autore di questa azione. Si tratta di Mosca, che adesso rimane piuttosto sbalordito di fronte a questo provvedimento disciplinare. Non ci sono state però proteste, dobbiamo dire a onor del vero, da parte dei suoi compagni di squadra. Tutto sommato a questo punto forse la decisione dell'arbitro non era del tutto peregrina. Mamma mia, sta partita che se ne sta facendo proprio qua. Mamma mia. Dai, oh! Molto tempo intanto sta trascorrendo senza che il gioco si sviluppi, e questo probabilmente farà sì che il direttore di gara assegnerà un corposo recupero, dal momento che si è giocato davvero molto poco in questo secondo tempo. Il rinvio intanto da parte di Gallo, colpo di testa da parte di Raiola, poi la rovesciata effettuata da Cipolletti, pallone che adesso arriva dalla parte della panchina del Latina, esce dal terreno di gioco, semplice rimessa laterale, verrà adesso battuta da Cafarelli, spedisce in profondità questo pallone, colpo di testa di Canestrelli, poi un altro controllo. Latina che cerca di uscire sulla sinistra, non riesce a sfondare però, e allora scappa via sulla destra, velocissimo Juvalò. Juvalò che brucia sul tempo il proprio avversario Laudati, mette dentro e c'è la giravolta da parte di Marini, che ha calciato cercando di spedire ovviamente all'interno della porta difesa dal portiere Gallo, ma ha colpito male, e azione dunque che sfuma. Mezza rovesciata dunque da parte del giocatore del Teramo che non è andata a buon fine. Insiste però la squadra abruzzese, che adesso per la determinazione che sta profondendo sul terreno di gioco meriterebbe probabilmente qualcosa in più. Latina che sta soffrendo in questo momento, anche se al di là dell'episodio del penalty non è che il portiere Gallo abbia compiuto particolari interventi. Altro pallone in profondità, viene adesso rinviato da Campanile che non va molto per il sottile. Altro pallone che è terminato in fallo laterale. Si sentono le urla da parte del mister del Latina, Vita, che ha invitato il suo giocatore Mizzoni a occupare una posizione più avanzata rispetto a quella dove appunto si trovava nel momento in cui è stato battuto il fallo laterale. Altra rimessa a favore del Latina con Marinangeli, poi controllo di Di Lelio, poi altro traversone, viene messo fuori da Campanile e poi il fischio del direttore di gara che premia il Teramo. Dobbiamo mettere il costume, sta questo.
Pallone che viene adesso ribaltato sulla destra, controlla male Di Domenico, poi rimedia Falco, chiama in causa ancora sulla sinistra Campanile, poi cerca di giocare di prima il pallone il Teramo, non riesce però a sviluppare questa trama, attenzione intanto a Caranzetti che stava per conquistare un bel pallone, adesso c'è Lulli, poi Mizzoni cercato di innescare in avanti, proprio Caranzetti, niente da fare, riparte il Teramo sulla sinistra, adesso c'è una situazione interessante per la squadra ospite, pallone che viene allargato sulla destra per Di Domenico, prova Di Domenico a puntare adesso la difesa avversaria, si disimpegna bene, calcia anche in porta con un bel diagonale il numero 9 Calvanese, è attento, ancora è concentrato, reattivo, Gallo fa suo il pallone e dunque spezza anche questa iniziativa da parte della formazione ospite che ci sta provando a pareggiare, ma al momento il Latina tiene in difesa, non rinuncia a proporsi anche in avanti per cercare il colpo del KO. Rimessa laterale adesso, viene battuta da Lorenzo Laudati, colpo di testa da parte del numero 20 della mano Di Domenico, poi cerca di amministrare questo pallone Di Lelio, una giocata sicuramente raffinata, elegante, ma un po' troppo complicata, alla fine il pallone lo perde. Intanto Canestrelli subisce fallo, direttore di gara che incomprensibilmente non interviene, qui c'era un fallo grosso come una casa, dobbiamo dire che in questo caso non abbiamo condiviso la decisione di far proseguire il gioco da parte dell'arbitro, attenzione intanto a questa fuga sulla destra, viene strattonato intanto Juvalò che prosegue nella propria corsa e alla fine non concede la regola del vantaggio e ci sono enormi proteste adesso da parte della tribuna che evidentemente voleva la regola del vantaggio, ha ammonito il numero 3 del Latina Lorenzo Laudati, ignorata dobbiamo dire in questo caso una evidente regola del vantaggio che insomma doveva essere sicuramente tenuta in considerazione in questa circostanza. Comunque il Teramo adesso usufruisce di un calcio di punizione con Napoletani che è pronto alla battuta, grappolo di giocatori al centro dell'area di rigore, c'è molto traffico quella zona del campo, traversone che parte, attenzione, rimane lì, danza pericolosamente all'interno dell'area di rigore, poi tentando la conclusione Falco, non è finita, non c'è fuorigioco, si prosegue con Campanile che crossa al centro, attenzione ancora il colpo di testa mancato di Juvalò e alla fine si salva il Latina che adesso può rimettere il pallone in gioco con Marinangeli, Latina che è stato costretto alla difensiva mentre c'è un'altra sostituzione, un altro cambio, con molta calma si allontana Caffarelli dal terreno di gioco e al suo posto dovrebbe essere entrato, se non andiamo errati, il numero 14, dovrebbe almeno essere lui, Gardini. Attenzione intanto perché c'è Calvanese che va a conquistare questo pallone vagante, alla fine riesce a far salire la sua squadra. Rimessa laterale battuta da Mosca, vanno in due del Latina, alla fine spazzano, pallone lontano dalla propria area di rigore, poi c'è un fallo proprio davanti alla nostra postazione, una spinta evidente di Di Domenico, non ravvisata perché comunque si tratta di rimessa laterale a favore del Latina, ancora Di Domenico di testa e poi Juvalò di punta ha cercato con la punta di controllare. Intanto arriva un altro pallone in campo, è sicuramente queste manovre da parte delle panchine ritardano la ripresa del gioco,
c'erano infatti due palloni in campo, adesso si lotta su ogni pallone. Attenzione intanto al tocco d'esterno di Gardini, che poi in seconda battuta riesce a pescare il proprio attaccante. Altro rinvio, adesso la difesa di Latina non bada più molto all'eleganza, ma lavora sicuramente più di spada che di fioretto per buttare via questi palloni vaganti. Mosca controlla e qui sicuramente c'è il cartellino giallo per Canestrelli, che ha interrotto con il braccio un'azione importante da parte del Teramo. Dieci minuti dunque, più recupero al termine, 10 minuti di speranza per la formazione teramana per non uscire sconfitta qui alla Samagor. Ottimo intanto l'intervento del capitano del Latina con il numero 4 Canestrelli, il lancio in profondità va in anticipo D'Angelo, che appoggia il pallone al proprio portiere Natale, che rinvia poi panza volta, muro del Latina che si chiude bene. Canestrelli cerca adesso di mettere in movimento il proprio attaccante, niente da fare, adesso Di Domenico riesce a tenere in campo il pallone. Juvalò non era uscito in questo caso. La rivista laterale adesso da parte di Latina con Lorenzo Laudati. Altro rilancio di Campanile. Altra rimessa laterale che verrà battuta da Lorenzo Laudati. Colpo di testa spizzato da Caranzetti. Teramo che adesso prova a rilanciare il pallone in avanti. Latina che lo riconquista con Lulli solo per un attimo. Poi Raiola, messo a terra Raiola, attaccato da due giocatori del Teramo. Si trattava di Marini e Mosca, uno dei due ha commesso fallo. Latina che adesso cerca di sfondare sulla destra, altro calcio di munizione, ingenuo qui l'intervento di Marini, ha alzato troppo la gamba e Raiola dunque può beneficiare di un altro calcio di punizione. Si è allontanato Raiola dal pallone adesso sullo stesso. Arriva un altro compagno di squadra, anche se lo stesso Raiola si è nuovamente riavvicinato allo stesso. E guarda cassa, ancora palla ferma. Tocco da parte di Lelio proprio per Raiola, insomma un po' troppo arzigogolato questo calcio di punizione, battuto non in maniera impeccabile da Latina. Ancora Raiola che scappa via, attenzione a Raiola che prova anche la conclusione, qui compie un miracolo il portiere del Teramo, non è finita. Altro sinistro da parte di Mizzoni. Natale è stato eccezionale in occasione della conclusione di Raiola. Ci sentiamo di dire migliore in campo di questo incontro. Bravissimo intanto qui Juvalò, che poi prosegue nella propria azione offensiva sulla destra. Tocca il pallone Juvalò per Gardini, pallone dentro, attenzione il destro e il pallone che termina in fondo al sacco. Ha segnato dunque il Teramo, rete da parte di Mosca. Difesa del Latina che si è fatta questa volta trovare impreparata e Mosca l'ha castigata con questo perfetto diagonale. Nulla da fare questa volta per il portiere Gallo e dunque da che il Latina stava per segnare il secondo gol è arrivato il pareggio del Teramo proprio nell'ultimo scorcio di questo match. Latina che ormai sembrava finalmente riuscire a portare a casa un successo molto importante, molto prezioso, anche perché dopo 5 partite in cui non aveva raccolto punti sarebbe stato sicuramente molto positivo
anche sotto il dal punto di vista del morale, ci hanno dato i rigori, ci hanno dato il corso, riuscire a però voglio dire, invertire un po' la tendenza negativa Teramo, che comunque dobbiamo dire aveva spinto complessivamente di più nel secondo tempo, aveva anche avuto un calcio di rigore proprio favore Latina, che era stata brava comunque a neutralizzare gli attacchi del Teramo, mentre adesso è entrato sul terreno di gioco anche Romeo con la maglia numero 19. Francesco, facci dare il piede! Francesco, facci entrarlo! Pallone adesso buttato in avanti, saltano sia il giocatore di Latina che del Teramo. Adesso prova a sfondare sulla sinistra Caranzetti, bravo Caranzetti, poi cespica sul pallone, perde l'attimo per poter crossare, viene chiuso, gli va a dare una mano Di Girolamo, poi ancora Caranzetti, traversone al centro e poi arriva in anticipo ancora bene il difensore del Teramo, Campanile, che ha subito poi fallo, calcio di punizione che viene battuto, ma con il pallone che era ancora in movimento. C'è intanto molta confusione in campo, è arrivata un'altra sostituzione nelle file del Teramo con la sostituzione di Calvanese per Nardelli. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della partita, risultato di 1-1, a segnare i due numeri 10. Attenzione, intanto qui c'è un fallo non ravvisato dal direttore di gara su Juvalò, si prosegue, altro intervento su Falco, la partita si è accesa decisamente, va a chiedere scusa Di Girolamo, gesto distensivo. Adesso il Teramo sembra intenzionato cercare il tutto per espugnare il campo della Samagor. Concentrazione clamorosa di giocatori in pochissimi metri di campo, proprio all'interno, anzi al limite dell'area di rigore sulla fascia sinistra. Parte intanto il cross da parte del numero 4 Napoletani, messo via dalla retroguardia poi del Latina, poi c'è stata la rovesciata di Marini, si prosegue con Massarotti che tocca per ultimo e alla fine non è neanche calcio d'angolo. Dunque adesso c'è Gallo che è pronto a effettuare il rinvio, lo spiovente che arriva dalle parti del centrocampo, poi colpo di testa da parte di Juvalò, cerca adesso di andarsene proprio il calciatore con la maglia numero 15 sulla destra, quindi il colpo di testa non era senz'altro stato suo in precedenza, non siamo riusciti a vederlo anche per effetto del sole che praticamente è puntato. Contro i nostri occhi, contro la nostra postazione. Va in anticipo adesso sulla sfera Mizzoni, tocco all'indietro per Panzavolta, viene scavalcato dal pallone Romeo, si prosegue anche se l'assistente di parte aveva alzato la bandierina perché probabilmente il pallone era uscito dal terreno di gioco. Rimessa laterale da parte del Teramo, già battuta, pallone gettato in avanti da Ruggeri, altro colpo di testa da parte di Cafarelli, Teramo che guadagna metri. Panzavolta di testa cerca di allontanare la minaccia, non lo fa in maniera definitiva però, prova ancora a spingere il Teramo, Di Domenico, traversione di Di Domenico, colpo di testa che non crea nessun problema al portiere del Latina Gallo, colpo di testa che era stato effettuato da Napoletani. Pallone che intanto oltrepassa
La retroguardia del Teramo arriva direttamente tra le braccia del portiere Natale, che era stato affrontato fallosamente da Mizzoni. Viene battuto adesso il calcio di punizione. Lancio in profondità, colpo di testa di Panzavolta. Poi va in anticipo ancora gettando il pallone in avanti Francesco Laudati, ancora in Latina che adesso cerca di spingere, viene fermato fallosamente Caranzetti. Partita che è stata piuttosto nervosa, soprattutto in questo finale, piuttosto frammentata, tante interruzioni, e questo sicuramente non ha favorito lo spettacolo che in questo secondo tempo, soprattutto in questa seconda parte, è un po' mancato. Adesso vediamo se Canestrelli sul calcio di punizione riuscirà a creare presupposti per una situazione di pericolo. Canestrelli va direttamente in porta, insomma, non un granché questa sua soluzione. Palla che è decollata in cielo, non è mai praticamente scesa. Dovremmo ormai essere arrivati quasi in tempo di recupero, che potrebbe anche essere piuttosto corposo in quanto ci sono state molte sostituzioni, molte interruzioni di gioco. Latina che però adesso rimane in fase offensiva con il pallonetto da parte di Mizzoni, altro colpo di testa di Campanile. Adesso il Latina prova a spingere ancora alla ricerca del gol del vantaggio. Di testa Francesco Laudati. Adesso è un momento favorevole alla formazione di casa, qui c'è un fallo grosso come una casa su Romeo Teramo, che sembra aver speso tutte le proprie energie alla ricerca del pareggio. Adesso è un po' in difficoltà, attenzione intanto a questo lancio piuttosto frenetico, però terminato direttamente tra le braccia del portiere del Teramo Natale. Lancio lungo di Natale, colpo di testa di Francesco Laudati, prova ad andare sul pallone Mizzoni, contenuto bene da Nardelli, va in anticipo ancora una volta Campanile. Adesso assomiglia un po' a una partita di ping pong che di calcio, con le due squadre che cercano reciprocamente di allontanare il pallone dalla propria difesa per non correre pericoli. Canestrelli, ancora Canestrelli, poi di testa va Romeo, si allarga sulla destra, intervento in gioco pericoloso da parte di Gardini. Non abbiamo visto se è arrivata la segnalazione del tempo di recupero dal direttore di gara. Quello che ha fatto l'altra volta, non se ne è accorto nessuno. Calcio di munizione in diretto in favore del Latina, già battuto male, però può ripartire velocissimo adesso Falco. Mosca, aspetta un po' troppo Mosca, intervento deciso, molto duro da parte di Di Girolamo sul pallone, ma Mosca è rimasta a terra sull'impatto. Adesso il gioco è fermo perché l'autore del gol del pareggio è a terra in occasione del precedente contrasto, è stato evidentemente colpito in maniera involontaria dal giocatore del Latina, che era andato in anticipo sul pallone. Adesso si è reso necessario l'ingresso del massaggiatore della formazione abruzzese. Mosca comunque in grado di rialzarsi. Fischia direttore di gara, la ripresa del gioco. Sportivamente il pallone viene restituito al Teramo. Attenzione a questo lancio in profondità, va in anticipo bene questa volta Ruggeri, e poi ancora Ruggeri dopo il tocco di Canestrelli. Altro rinvio lungo, si è persa un po' di disciplina, un po' di ordine in campo. L'assetto delle due squadre adesso è piuttosto allungato. Attenzione al pallone in profondità con l'anticipo da parte di Campanile, se l'è cavata in maniera perfetta Ruggeri, che
Ha suggerito il pallone per Di Girolamo in avanti e finisce il match, finisce dunque con un pareggio tra Latina e Teramo in questa nona giornata di campionato. Bella partita, sicuramente nel primo tempo il Latina ha fatto meglio, meritatamente in vantaggio con Di Lelio, poi il Teramo nella seconda frazione di gioco è riuscita a pareggiare i conti dopo aver anche fallito un calcio di rigore. È stato Mosca dunque a pareggiare questa partita, finisce dunque in questo modo 1-1 fra Latina e Teramo. È tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale arrivederci.